Sui social impazzano le foto di piatti succulenti. Postare immagini gustose è la mania che sta colpendo tutti. Tante foto, ma nessuna ricetta. Sono Stefano Cavada, food blogger di professione e cuoco per passione. E sono qui per questo. Benvenuti a Selfie Food. Sto cercando la foto di un piatto gustoso per provare a ricrearne la ricetta. Oggi vorrei un antipasto che sia una coccola per il palato e che mi ricordi i sapori dimenticati. Gabbialar ha postato delle patate al cartoccio con fonduta. Un piatto divertente da giocarci come se fosse un orologio. Mi ha fatto venire l'acquolina in bocca anche finché crudo. Foto di Viviana Fiscina che li ha assaggiati a Salerno al ristorante Lo Sceriffo. Sono sincero, ne andavo matto quando ero piccolo, tanto ad averne fatto indigestione, ma anche adesso quando li vedo uno tira l'altro. Ma la foto a cui vorrei trovare la ricetta è quella di Luca Gagliardi e il suo soufflé all'ortica con crema di patate e crumble alla lavanda. Ortica che io sostituirò con dello spinacino. Mi ha scritto che sapore ha e la difficoltà sarà trovare la giusta consistenza del tortino che deve contrastare con il crumble croccante alla lavanda. Insomma, il giusto equilibrio fra tutti gli ingredienti. Bene, ho visto la foto e adesso sono prontissimo per andare in cucina ad inventare la ricetta. Un consiglio, per ottenere il crumble della giusta consistenza, la lavanda deve essere ben essiccata. Se non la trovate così, potete usare i fiori freschi e passarli in forno per 15 minuti a 130 gradi. Il passaggio chiave per questa ricetta è il crumble, che io preparo mettendo in una ciotola il pan grattato, la farina, il burro a cubetti freddo e la lavanda. Ma non usatene troppa perché ha un sapore molto intenso e non voglio che vada a sovrastare quello delicato del tortino. Questa è la foto, ecco la ricetta. Per preparare il soufflé allo spinacino con crema di patate e crumble alla lavanda come l'ho realizzato io, ci servono. Per il soufflé, panna fresca liquida, latte, spinacino, uova, sale e pepe, parmigiano reggiano, patate viola. Per il crumble, pane grattugiato, burro, farina, lavanda essiccata. Per il tortino bisogna frullare lo spinacino scottato e mescolarlo con gli altri ingredienti. Albumi montati a neve, tuorli, panna, latte, sale, poco pepe e parmigiano reggiano. Imburrare gli stampini e cuocere a bagnomaria a 160 gradi per 20 minuti. Per il crumble, mescolare pane grattugiato, farina, burro e lavanda essiccata. Infornare. Frullare le patate viola bollite in acqua salata con un goccio d'olio. Impiattare infine la crema di patate viola calda a specchio. Mettere poi al centro il soufflé di spinacino e soprapolverare con il crumble di lavanda. Saporito e anche molto colorato questo soufflé allo spinacino. Se avete perso qualche dettaglio della ricetta la potete rivedere su www.la7.it/selfiefood. E ora un buon caffè e noi ci vediamo domani sempre sulla 7D.